Convento San Francesco, edificio religioso posto a sud-est del centro abitato del comune di Zungoli, a destra del torrente Vallone. È molto probabile che sia stato costruito nell'ultimo decennio del XVI secolo, dopo la distruzione della piccola chiesa di San Cataldo della Grancia di Montevergine, causata dal terremoto del 1456 nel cosiddetto Giardino dei Monaci. La chiesetta di San Cataldo era stata consacrata nel 1167 da Guglielmo, vescovo di Ariano, e da Giovanni, vescovo di Trevico. Il convento appartenne ai padri conventuali, ai quali restò anche dopo la divisione dell'ordine al tempo di Leone X. Abbandonato dai conventuali nel periodo delle riforme, passò agli osservanti, che rimasero poco perché importunati dai frati fuoriusciti dai propri conventi, i quali, rimasti sbandati, vi si rifugiarono. Il popolo di Zungoli, devotissimo ai religiosi, visti deperire i locali del convento ormai del tutto abbandonati, il 20 febbraio del 1700, in pubblica assemblea, offrì il convento ai frati della provincia di Sant'Angelo, con impegno di provvedere al rifacimento del convento, all'assistenza dei religiosi e alle spese di culto. I minori riformati giunsero a Zungoli il 22 giugno del 1704, ristrutturarono il convento che poteva ospitare 15 religiosi e lo arricchirono di un impianto per lanificio. Il monastero è di forma rettangolare, ha un magnifico porticato interno con pozzo centrale. Della struttura originaria si conservano l'androne d'ingresso con affreschi raffiguranti la Madonna del Monte Carmelo. Sulle pareti del lato nord-est del quadriportico, con campate e volte a crociera, si rilevano resti di affreschi del XVI-XVII secolo, raffiguranti l'Incoronata e San Francesco. L'edificio consta di due piani, quello superiore adibito all'alloggio dei frati, quello inferiore è costituito da numerosi vani adibiti al refettorio, cantina, cucina e servizi. La facciata della chiesa è a capanna, presenta il portale d'ingresso con architravi e lunetta a tutto sesto. Internamente rileva un'architettura assai semplice. All'interno della chiesa del convento troneggia la bellissima statua della Madonna dell'Incoronata, molto venerata in tutto il territorio e nelle Puglie. Si possono ammirare varie opere d'arte, il coro in legno noce ricco di sculture, la statua dell'Immacolata in stile barocco, molto bella per l'originalità compositiva e cromatica, per l'espressività e l'intensa dolcezza. Tra i dipinti va evidenziata la tela del Seicento di inestimabile pregio raffigurante San Francesco in estasi, con due angeli, uno di prospetto e l'altro di spalle. Il quadro, secondo la tradizione popolare, viene attribuito al Tiziano, opera quasi certamente offerta dai Loffredo alla comunità francescana. L'esame stilistico e tecnico, però, non farebbe escludere che l'opera possa essere di uno dei grandi pittori della scuola napoletana del Seicento.